Il forum della comunicazione per noi, per una realtà come la nostra, noi ci occupiamo dell'organizzazione di eventi legati alla nautica, è un momento importante perché è un momento di condivisione. Molti dei nostri eventi sono anche declinati in progetti di comunicazione, quindi è importante capire come si evolve la comunicazione sia interna che esterna e trovare anche nuovi spunti. È un modo per relazionarsi con grandi aziende, grandi realtà, quindi direi un grande incubatore di idee e di tante nuove informazioni. Perché è importante confrontarsi con il tema hashtag partecipazione aumentata? Partecipazione aumentata è un tema molto importante perché oggigiorno appunto ci troviamo in un'era dove il digitale, il virtuale comincia ormai è da un po' che ci aiuta a rendere tutti i nostri eventi più partecipati, no? Quindi entra proprio in gioco l'engagement e la stessa cosa vale anche per il nostro settore. Quindi in un ambito non sempre conosciuto, quindi la vela di sicuro coinvolge e stimola la partecipazione. Stiamo cercando di capire dove virtuale e realtà, dove e se possono navigare insieme. In realtà oggi nei vari workshop abbiamo spesso sentito parlare quindi del coinvolgimento, delle risorse umane, del valore, no, delle persone. Quando diciamo sì, con questa persona mi trovo bene e lo sento una questione proprio di pelle, no, di feeling, di energia. Tutti questi valori nelle nostre attività in barca emergono, quindi è importante appunto capire come possiamo promuovere tutto ciò che possiamo fare a bordo anche grazie al digital, quindi ad aumentare la partecipazione. Quali sono le prossime opportunità aumentate per chi lavora nel mondo della comunicazione? Le opportunità aumentate per chi lavora nella comunicazione, ma le prossime, in realtà direi che noi stiamo utilizzando veramente una piccola percentuale di tutto ciò che già abbiamo in mano. La vera opportunità è cercare di specializzarci e di utilizzare, no, le aziende e le società che sono specializzate ognuna nel proprio ambito e condividere e cercare di utilizzare. Quindi la vera opportunità, a mio avviso, è conoscere sempre di più ciò che realmente abbiamo in mano.